diretta il dolore dei piedi, tanti italiani, un italiano su due soffre di mal di piede, siete in tanti che ci avete scritto e telefonato, torniamo sull'argomento e parliamo in particolare della Lucevalgo, perché oggi a nostra disposizione ci sono tante tecniche mini invasive per risolvere questo problema. Di questo ci parlerà il professor Luca Vagnina, che è tornato a trovarci, podoiatra. Allora professore, iniziamo subito, io saluterei anche Letizia, un'altra pausa a Letizia che si sottoporrà alla visita, perché vorrei capire esattamente che cos'è la Lucevalgo, professore. Allora, la Lucevalgo, qui abbiamo la paziente perfetta, perché ha due bellissime Lucevalgo, pieghi pure il ginocchio, che non so se la camera può inquadrare bene, e ve lo faccio vedere sul modellino che forse vi può aiutare. È una deformazione osteoarticolare, cioè colpisce le ossa e le articolazioni che invece di rimanere allineate come dovrebbe essere, tendono piano piano a spostarsi e a creare un angolo che viene definito valgo e che dà quel tipico aspetto in cui il dito se ne va verso le il dito dell'alluce se ne va verso le altre dita. È una deformazione molto dolorosa, perché insomma i sintomi sono proprio quelli, non si riesce più neanche a camminare, a mettersi magari una scarpa un po' più elegante, diciamo così. Ma come si svolge una visita, professora Vagnina? Allora, ecco, la visita è l'elemento fondamentale per capire che tipo di trattamento dovremmo poi andare a fare, nel senso che l'allucevalgo può essere ereditario, cioè tu puoi camminare benissimo, mettere le scarpe più larghe del mondo e avere lo stesso l'allucevalgo, come è una cosa congenita che si tramanda di generazione in generazione. Puoi avere un allucevalgo perché ha contribuito, quello che tutti dicono, la scarpa stretta, il tacco alto fa venire l'allucevalgo, è vero, ma non è l'elemento fondamentale. E invece il più sconosciuto è l'elemento dinamico, deambulativo, dove l'allucevalgo si crea perché camminiamo male e ogni passo crea delle forze che deformano l'articolazione e le ossa. Allora, iniziamo la visita, professore. Allora, la prima cosa che si guarda è l'aspetto del piede in scarico, che cambia completamente. In questo caso si vede che l'alluce è completamente deviato, il tendine dell'estensore del dito tende ad andare verso il dentro e l'alluce sta spingendo le altre dita all'esterno. La signora Letizia ce l'ha bilaterale, lei non ha dolori, vero? No. Quindi è un allucevalgo di grado importante, un secondo o terzo grado, ma asintomatico, quindi non sempre l'allucevalgo fa male. Ah. Questo è un dato che pochi sanno. Quando fa male, fa molto male, ma in questo caso abbiamo un caso completamente asintomatico. Lei non ha dolori non solo all'alluce lateralmente, quando mette scarpe strette, quando mette tacchi a punta, o sì? Sì. Letizia, il microfono, ecco, il microfono, grazie. Quando metto delle scarpe strette o le scarpe a punta, sì, mi dà fastidio. Ecco, non le posso mai ci conferma portare. Che la scarpa può contribuire al fastidio. Al dolore. Ma se lei porta scarpe normali, da ginnastica, da jogging, dolori non ne ha. Assolutamente no. Ok, quindi la scarpa è una componente che può influire su questa signora. Dolori da altre parti, non all'alluce, ma quando cammina al metatarso vicino alle altre teste? No, non ho dolori. Non ha nulla. No. Quindi non ha neanche quelli che si chiamano dolori da trasferimento, cioè l'alluce non fa male, ma funziona male e chi soffre è quello vicino, che deve fare il doppio del lavoro. Del lavoro. Si chiamano metatarsalgie da trasferimento, questo tipo di cose. Allora, è importante anche la camminata, no, professore? Sì, adesso lo vorrei vedere camminare, perché questo è l'elemento fondamentale, perché bisogna ricordare che sia che si scelga poi di fare un trattamento non cruento o chirurgico, se non capisco le cause non riuscirò poi ad avere un effetto a lungo termine. Allora, vediamo come cammina la signora Letizia. Come cammina la signora Letizia, professore? Ecco, la signora Letizia si vede che tende un pochettino con le anche ad avere i piedi divaricati, questo non dipende dai piedi ma dalle anche, e nell'ultima fase del passo, quando lei cammina, tende leggermente a inclinare il peso verso l'interno, proprio quella forza di cui parlavo prima che deforma. Lei aveva, le ho fatto la domanda, no, se alla mamma o la zia o la nonna che hanno la Lucevalgo? Allora, il microfono sempre Letizia, perché se no senza non riesco a sentire. Non lo ricordo, perché non lo ricordo, quindi non abbiamo dati di questo tipo. Ha una camminata che influisce, quindi abbiamo visto la scarpa che influisce, la camminata che influisce, e non sappiamo se è un fattore ereditario. Allora, quali conseguenze può portare un allucevalgo, professore? Ecco, molti pensano che l'allucevalgo possa avere e le ha conseguenze sulle dita vicine, questo è sicuro, quindi dita martello, dita che si deformano, oppure, come dicevo prima, dolori sotto la pianta da trasferimento del carico improprio. Questo tipo di fastidi derivano dal malfunzionamento di un allucevalgo. Ma la cosa interessante da sapere è che alcuni dolori alle ginocchia e alla schiena
possono dipendere da questo allucevalgo che non permettendo lo svolgimento del passo in maniera corretta obbliga altre articolazioni che stanno sopra o catene muscolari collegate al piede ad adattarsi fino a quando non ce la fanno più e cominciano i dolori e in genere sono pazienti che vanno a farsi visitare dal fisiatra, all'ortopedico, non c'è nulla, non c'è un dolore, un difetto strutturale, ma quando camminano, questo è l'elemento fondamentale, quando stanno fermi in piedi, ma soprattutto quando camminano, compare di più il dolore al ginocchio. Questo allora, va sempre visto in ottica di piede come causa. Allora, parliamo delle cure. Allora, io ho parlato di nuove tecniche mini-invasive, ma prima parliamo, non c'è soltanto la tecnica chirurgica che, tra parentesi, non deve assolutamente spaventare, ma ci sono delle terapie anche conservative, professore. Sì. Allora, di che cosa parliamo? Allora, la cosa principale è capire ogni paziente che cosa si aspetta. Ci sono delle pazienti che hanno male e questo è l'elemento che in genere porta a scegliere l'opzione chirurgica. Però il dolore, voglio specificare, si può risolvere tranquillamente, quasi sempre, anche con una semplice terapia ortesica plantare. Ecco, con qui un po' vediamo, lei ce ne ha portate un po', ecco. Che cosa sono? Sono tutte protesi? Allora, questi sono più che protesi, sono dei dispositivi medici su misura. Viene fatta la visita in cui si vede come è fatto il piede e soprattutto come funziona. Dopodiché si correggono quelle che sono state viste le anomalie del passo e si crea su misura un dispositivo medico che va a correggere le varie fasi del passo, soprattutto quella finale, che è quella sulla punta, si chiama rocker 3 in termini tecnici, dove si crea l'allucevalgo. Con queste terapie, pazienti che hanno un allucevalgo di primo o secondo grado riescono a togliere il dolore. Anche questi divaricatori che ci sono stati. Ecco, questi divaricatori, chiariamo un concetto, mentre questo toglie il sintomo dolore e impedisce la progressione della patologia, ma non la fa regredire, nessuno dei sistemi incruenti ci fa tornare indietro, certo. Ci fa impedire di andare peggio in avanti. Questi invece sono solo palliativi, cioè. Quando ho problemi alle dita vengono fatti su misura come degli anelli perché si sono alterate già la formula delle dita a martello, io con questi, con un divaricatore, riesco a diminuire queste pressioni. Tenete però presente che se io ho un allucevalgo e ci metto un distanziatore in una scarpa stretta mi peggiora il problema, non me lo migliora, perché già non c'è spazio e io vado ancora a inclinare di più questo alluce. Allora, questa appunto è la terapia conservativa. Parliamo invece della terapia chirurgica, perché insomma è importante risolvere definitivamente il problema, no? Sì. Però insomma ci sono le apparecchiature, oggi come oggi sono delle frese molto piccole, ci sono delle tecniche davvero mini-invasive. Allora, sì. Come si tratta, allora, un allucevalgo dal punto di vista chirurgico? È una chirurgia relativamente recente che hanno inventato i podoiatri americani e in Europa si è diffusa, esistono dei testi solo su questa chirurgia che è stata all'inizio mal vista dagli ortopedici classici, abituati a fare quella che si chiama chirurgia open, dove si apre un alluce, si fanno degli squarci di 3, 4, 5, 6 centimetri, si apre tutto, poi si mettono delle viti, dei ferri, dei fili metallici e questo comporta ovviamente una serie di inconvenienti grossi. Oggi con delle fresine semplicissime, questo è un micromotore che voi vedete qui davanti, ha un manipolo semplicissimo, con questo micromotore si inseriscono delle frese che voi vedete sono molto molto piccole, sottilissime, non so se si riescono a vedere, perché sono talmente piccole. Piano, piano. Sì, riescono a vedere, professore. Perfetto, eccole qui, ce ne sono di varie misure, vedete? Ma comunque il diametro massimo sono 3 mm, per cui con un piccolo forellino da 3 mm il chirurgo, il podiatra, riesce a entrare e a creare, se voi vedete su questo modellino si capisce molto bene, io ho disegnato in nero alcuni degli accessi, per esempio se io entro con una fresa e ho, questa si chiama esostosi, cioè un callo osseo ipertrofico, forse così si vede meglio, vedete questa, quella che chiamano la cipolla classica? Esatto, la cipolla, sì. Anche lì la chirurgia può essere selettiva, cioè io posso fare poche cose piccole o doverne fare di più. Allora, è anestesia locale, professore? Anestesia assolutamente locale, si anestetizza il nervo tibiale posteriore, che è quello che irradia la maggior parte di questa zona, e alcuni altri nervi della parte del collo del piede, e la persona non ha un'anestesia generale né tronculare né di nessun tipo. Dopo quanto tempo si torna a camminare? Perché immagino, queste sono tutte domande che le facciano i pazienti che vengono a studio. Allora, dopo quanto tempo? È dolorosa?
Allora, il bello di questo intervento è che tu scendi dal lettino con i tuoi piedi e cammini immediatamente, non è come Lazzaro, alzati e cammina, però è una tecnica che ti permette con una scarpa particolare, che è una scarpa assolutamente piatta, quindi con uno spessore di un centimetro di suola rigida, la persona può appoggiare senza bisogno di avere nulla, neanche le stampelle. Stiamo vedendo il pre e il post. Esatto, questo è l'intervento fatto con questi buchini microscopici, a seconda di che grado di intervento devo fare, se ne fa uno, due o tre, ma non di più, si dà un punto solo per ogni puntino e i risultati finali esteticamente sono questi, ma quello che a noi interessa di più come podiatri è che non solo il piede sia bello o dritto, ma che funzioni, certo. Perché avere un alluce dritto e che poi dà un sacco di problemi al paziente dopo, purtroppo ne vediamo tanti operati in questa maniera. Allora, diamo dei consigli finali, no, professore, a chi magari ha già un inizio di alluce valgo, oppure per chi vuole evitare la comparsa dell'alluce valgo, diamo dei consigli. Allora, a chi vuole evitare l'alluce valgo, io dico, prima cosa, vatti a far visitare da un bravo podoiatra, in Italia ce ne sono, grazie a Dio, fortunatamente, e lui deve determinare con te quali sono le cause che hanno prodotto questo, a che stadio sei e anche le tue aspettative, cioè sei disponibile ad adattarti a scarpe più comode o hai esigenze psicologiche o sociali o professionali che ti impongono scarpe belle come quelle che porta lei, Monica, sì, ma che non favoriscono il benessere del nostro alluce. Due ore al giorno sono permesse. Sì, sì, ma tutto dipende dal paziente, la sua sintomatologia, se non ha male tutto è permesso, se uno ha male c'è qualche cosa che non funziona più e dobbiamo capirlo. Quindi il bravo podoiatra fa una buona anamnesi, capisce le cause e poi ti spiega quali sono le possibilità non chirurgiche di trattamento, che in genere sono dei plantari, come io chiamo podortotici o terapie ortetiche plantari, oppure se la parte chirurgica, anche lì non è che si opera una luce valgo. Prima si interviene, meglio è questo, no? Sì, sicuramente è la prevenzione, non bisogna aspettare, sicuramente, perché non è una aspettare. Cosa che torna indietro, va solo avanti. Va purtroppo con l'età. Grazie, professor Luca Avagnina, grazie di cuore.